Ehi, ben ritrovati da Andrelink91 e benvenuti in questa nuova reaction. È un po' che non ne facevo una, ma dato che nei feed di YouTube continua a comparirmi in Azuma Eleven in napoletano da un bel po' di mesi, ho detto, sai che c'è? Facciamo sta reaction visto che è un po' che non ne faccio una, e dato che è uscito anche il secondo episodio, qua l'occasione migliore. Quindi, vediamoci il primo episodio di Azuma Eleven in napoletano e anche episodio 2 che mi sono stati tra l'altro anche raccomandati. Va benissimo, vediamoceli. Cominciamo bene tra l'altro, eh. Però ci sta, in qualche modo ci sta. Ecco perché. Ciao Maria, ci troviamo oggi qui nei pressi di C'è posta per te. Io. Siamo qui oggi per intervistare Marco Evans, che ci racconterà tutta la sua storia da calciatore. Buonasera, my name is Mark Evans e sono qui per la Remo Junior League. Però noi vorremmo sapere un po' della sua storia, se vi va. Oh, sì, allora... Io ero un creatore scemo, che arrivo correndo innanzi a rete con una palla. Poi faccio 13 anni e mi affitta in un buco, faccio una parte che fosse un club di calcio. Inizialmente tra sette Marluxia, che capilla rasato, e Enzo Dog. Enzo Dog? Poi sono arrivato a Spencer, una ninfama, capisce Paul e una pianta di carote. Dopo un poco ci ricattai in Yugangola una squadra, chiamata Royal Academy, una cosa del genere, boh. Da quel momento in da squadra si presentava in Natan Ucegato Usecchione e dopo un poco trasetto pure Dragon Ball Dragon la partita facetta ma proprio figure e merda a buscare tutto quanto governo senza la parola Usecchione poco mal soldi sfigato con me se non fuietto ecco. E quindi posto il suo trasetto Dragon Ball che c'è essere sincero facetto un tiro ma pigliai per un pallone ci rettano forfè quindi tutto a poco. Ma chi è mannanza e chiudono il mio culo a vincere la partita vero. Potrà che tra l'inda squadra pure Bobby Sole e Rick solo a fortuna vincono finché in da finale qualificazione lo fofo affonda in manata vota Royal ma sta voto non tira a destra, non tira a sinistra mezzo, abbascia la coppa eccetera vincetto capo merda tra sette l'inda squadra nostra e a vincetto ma finale un gol di Sandy Schisender. Poi va buono casino, roppi santo e Gesù Cristo, scendette in coppa a terra una mare buffone che si credeva in essere alieno, un alieno, comunque facetto mettere a randella. Erano fatto, vero? Ma gli ha chiamato ingaggiata a gente, tra cui una scassa cazzo che c'ho pure no, con me. Sì, non sì. Fazzo. Nato un anno che ci potevamo risparmiare. Ecco, finalmente. 9.0 e Baywatch. I nani ragazzi troppi, a parte che è uno scassa minchia. Mamma mia. Riuscite a sconvincere pure il buffone. Poi partecipiamo a Fifi. Fifi. E tra sette in da squadra di nuovi componenti. Quindi tra sette Giustino. Poi un malandrino. Nato schizza di capo. Totor, Misaki Mei, Pino Giordano, mille nomi, ormai chi senza più manca chi come la mai chiamata. Infatti ci guarda. Poi arriviamo a finale, tutto a posto. Poco venite a sapere, che quello un merda di nonno, ma non che mi ricettano che era morto. Chi lo piglia stava alla Hawaii e allenato certi zingari che erano pure uguali a noi. Ma alla fine, ma boh. Alla fine, facettimo uno, vincettimo torneo. Ah, quindi tutto a posto. E poi chi si è visto, si è visto. Morale della favola, chiù per annanzi. E chiù addivento forte. Ragazzi, la messa è finita. La messa. In pace. Era una messa. Qui anziché vi parla, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Questa è la prima volta che creo una cosa del genere. Ho cercato di renderlo il più demenziale possibile. E ci sei riuscito. Ma casca sta palle con Drake Vittoria. C'è proprio ragione. Quindi mi raccomando, supportate al massimo in questa serie, ma soprattutto tranquilli che prima o poi usciranno delle puntate bomba.
quindi attentato. Ma comunque ci sta, tante delle cose sono infatti vere, tipo che vincono a fortuna. Loro vincono solo a fortuna, non esiste che dal nulla Mark ricaccia il doppio fulmine in Azum, il doppio trampolino, quello cos'è. Cioè non esiste, a caso. Tipo Axel che con il tornado di fuoco dà la spinta finale alla Fenice nella finale contro la Zeus. Io ho passato tipo 3 ore a cercare su internet se esistesse una tecnica del genere, e dopo essermi reso conto che non esiste, mi sono arreso e ho detto: maledetti, i produttori dell'anime devono perdere tutti i soldi. E non ci sono ancora vicini, ma la Holm ha detto Inazuma Eleven non è più, quindi andiamo anche con il secondo episodio. E quale font? Oh, Waju, rimani Halloween. Che facciamo? Oh, ma gamba fa? Guardate qua. Halloween è questa immensa idiozia. Questa immensa stupida americanata che abbiamo importato anche americanata. Ma che cazzo stai dicendo? Insomma, Halloween è un certo scherzetto. Scusami. Questo perché parla al contrario. Cominciano a partire. Mi fermi. Attendete in linea. Ani, se vincimo marai, però ma già prima dei pilastri Spider-Man sta facendo i figli in quella felina. Quanto sono brutti. L'hai visto tu? Oh mio Dio. Sono risorto. Non ci volevo credere, ma alla fine ha confermato lei. Spider-Man sta facendo i figli in da... Quanto sono brutti. Questa è la volta di maniera originale che fa ridere già così. Che ti hai visto tu? Ma che voce! Posso bere Dragon Ball, Dragon bianco, occhi blu e me, corpo blu! Vabbè. Lungine e piadella. Ma che cavolo, anche gli effetti sonori! Calcio, giustamente! Fantasmine formaggino! Oh, ma Mascherini non si mette vicino a voi! Ma che fai, cazzo tu, io no! Mamma mia, ragazzi. Che magna te sta zucca, babba so. Ma mannaggia che lo schifere magistri. Perché i suoni? Ho fatto scherzetto senza dolcetto. A proposito di dolcetto, vai giù. Io saluto. Con il Halloween in sottofondo. Di dolcetto che mi aspetto. Wow, pure io volessi una pelle dolcetto. Runghi, vieno a co. Buon Halloween. Ma ora, ma la mia domanda adesso è: Nelly poi si è depilata? È stato trascendentale, devo dire. La parte di Nelly che sta facendo le ragnatele è... è stupida, ma fa ridere comunque. Ad ogni modo, aspetto altri Inazuma Eleven in napoletano. C'è anche il riassunto di Orion, ma quello lo vedremo forse in un'altra reaction. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!